Buongiorno e ben ritrovati sulla Nuova TV per la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal nostro giornale La Nuova del Sud, il titolo di apertura, Matera 2019, Buccico avverte Pittella, l'ex sindaco chiama a raccolta la città contro la regia da Potenza, scuote De Ruggeri e manda un messaggio al governatore sulla fondazione stilettata alla rettrice, un pianetino che gira quando il sole vuole che giri e poi la ferrovia ci serve. Sotto l'apertura si parla ancora di politica, padre nobile per il PD, c'è chi pensa a Boccia e poi Orofino scrive alla Nuova: Colombo, maestro unico ma innovatore a Roma e conservatore in Basilicata. Qui da noi in crisi il rapporto tra istituzioni e popolo, questo deve essere il momento del cambiamento. Andiamo in falsa apertura dove si parla dell'inchiesta sul petrolio, è una settimana chiave, domani l'udienza per i 5 dipendenti ENI e per l'ex sindaco di Corleto. La decisione può influire sulla richiesta di ENI di dissequestrare le due vasche del Centro Oli. E poi la manifestazione per il referendum a Bari, niente ambiguità politiche, migliaia vanno in piazza contro le trivelle. Il governatore Emiliano Mattatore, sul palco sale anche la corazza. In basso lo sport, in Serie D il Picerno aggancia i play-out, i rosso-blu battono il Gallipoli e si portano a meno 7 dal San Severo. E qui nella foto vediamo l'esultanza dei giocatori del Picerno al termine della gara col Gallipoli, decisa dalla doppietta di Bacio. E questa partita potrete rivederla questa sera sulla Nuova TV, in onda alle 21 e in replica a mezzanotte e 20. Ancora in Serie D il Potenza gela Taranto facendo 0-2, poi l'incubo finisce 5-2. In Serie D ancora al Francavilla torna il sorriso dopo l'amarezza di Coppa, San Severo regolato con un rotondo 3-1 finale. Hockey Serie A, primo posto ed Eurolega, la Sinus è al top e per il calcio a 5 femminile il Policoro batte l'Episcopia e c'entra la Serie A. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata, la Corte d'Appello condannata dalla demografia, siamo sotto il milione di abitanti, Potenza rischia il taglio, ci si aggrappa al requisito dell'estensione territoriale, siamo dentro il tetto previsto. E poi l'inchiesta sul petrolio, Petrolgate approda al riesame, il presunto dossier del Rio, le foto del viaggio a Cutro già visionate dalla DDA nel 2012, domani l'udienza sui ricorsi relativi alle misure cautelari per i dirigenti ENI e l'ex sindaco di Corleto Rosaria Vicino. La procura insiste per l'arresto di Gemelli, l'ex compagno della guida dei PM non risulta. A Brindisi di Montagna, ordinanza del sindaco, a Montegrosso troppi morti e area inquinata, nella zona Pozzo vietati l'acqua e il pascolo. A Corleto il sistema Vicino e il ruolo dei sindaci, l'ANCI si smarca. In Val d'Agri l'eco dell'inchiesta sul petrolio e i riflessi sul turismo. A Lago Negro camion si ribalta, chiuso un tratto dell'autostrada A3. E poi Rio Nero, il Pino Nero, prima dell'Aglianico, sbarca al Vinitaly. Liberali e Berlinguer tira aria di sostituzione, in regione si va verso un mini rimpasto di giunta. E concludiamo con il Quotidiano del Sud, in apertura si parla di petrolio, l'ENI preme sui giudici, vie sigilli al Centro Oli, domani l'udienza davanti al riesame. Intercettazioni nelle inchieste, Renzi abbassa i toni, la legge non sarà rivista. E poi l'ARPAB fragile, controlli condizionati, l'ex direttore Schiassi denunciò questa debolezza.
autorevolezza, accuse per la trasparenza. Il parco dell'ex Chip Zoo a Potenza, lettere a Pittella, i salvadanai dentro i negozi. A Matera l'avvertenza data contact, messi in ferie gli addetti della commessa team. E ancora a Matera Bucci con comizio show contro tutti, frecciata a De Ruggeri, non ci servono tutele invisibili ma una giunta eccellente, bocciata l'ipotesi di Adduce di fare ricorso al TAR per lo statuto della fondazione. Bradanica, oggi il patto delle città per rilanciare il patrimonio artistico. E poi nello sport, in Lega Pro il Melfi azzera i sogni del Matera, in Serie D al Potenza non basta andare sul 2-0, il Picerno strizza l'occhio alla salvezza e poi l'eccellenza, la Vultur più vicina alla Serie D e infine il basket, Bauer un KO a testa alta con Ferrara. E abbiamo concluso, l'informazione sulla Nuova TV torna con il nostro TG delle 13.50. Grazie per l'attenzione, buona giornata.